continuano i controlli della Guardia di Finanza negli esercizi commerciali della provincia e continuano anche i sequestri di prodotti irregolari, non conformi alla vendita o pericolosi per il consumatore. Ben 12.000 gli articoli commerciali sequestrati nel periodo natalizio e in quello subito precedente alle festività fra negozi di ogni parte del territorio provinciale. Questa volta a finire nei guai è stato un esercizio commerciale di Gabicce Mare che, sottoposto a un controllo dalle Fiamme Gialle nei primi giorni del 2021, si è visto sequestrare 4.700 prodotti. Di questi, circa 1.500 erano costituiti da giocattoli per bambini, altri 1.000 articoli per la casa, 1.900 articoli da regalo di vario genere e 300 accessori moda, tutti non conformi alla normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e soprattutto dei bambini. Un sequestro del valore commerciale di circa 10.000 euro. I commercianti trasgressori sono stati segnalati alla Camera di Commercio e rischiano sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 25.000 euro. In meno di 2 mesi la Guardia di Finanza di Pesaro ha dunque tolto dal commercio 16.500 prodotti fuori legge. Si tratta di una tutela non solo per gli acquirenti, ma anche per tutti quei commercianti ligi al rispetto delle regole. Regole che prevedono l'indicazione della denominazione legale merceologica del prodotto, del produttore, dell'importatore e del paese d'origine se estraneo alla Comunità Europea, oltre naturalmente alla segnalazione dell'eventuale presenza di materiali che possono recare sostanze potenzialmente dannose all'uomo o all'ambiente.